Continuano gli appuntamenti di Arte sotto le stelle, il format itinerante che valorizza il patrimonio culturale. Questa volta ci si è spostati a Deruta per vivere una serata all'insegna delle opere del Perugino per un intervento di digitalizzazione dei suoi dipinti ad alta risoluzione, affinché possa essere il progetto utile per aprire sia nuovi filoni di ricerca sia per valorizzare il patrimonio artistico. E Deruta, che ha saputo cogliere l'occasione per celebrare Pietro Vannucci in vista della ricorrenza del cinquecentenario della sua morte, con il format che fa vivere l'arte attraverso la formula del museo a cielo aperto, è riuscita a catturare un gran pubblico nella cornice di Piazza dei Consoli. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale insieme ad Archimede Arte, con il supporto della Fondazione Perugia e di alcune associazioni locali, la Casa degli Artisti, Officina delle Scritture e dei Linguaggi, Pro Deruta, Musica per i Borghi. Durante il corso della serata, il professor Federico Mancini ha notato un dettaglio di grande rilevanza. Comparando l'Eterno Benedicente dell'affresco della Pinacoteca Comunale di Deruta con l'analoga immagine dell'affresco della Cappella Sistina, rappresentante il Battesimo di Cristo, che ha in alto un analogo Eterno Benedicente, ci siamo resi conto della quasi totale sovrapponibilità delle due immagini, afferma il professor Mancini, cosa che non era mai stata presa in considerazione prima di questa sera. Ciò consente intanto di assicurare alla mano di Perugino l'affresco di Deruta, che un tempo era stato addirittura riconosciuto come opera di Fiorenzo di Lorenzo, e poi perché tutto questo può aprire degli interessanti nuovi scenari di ricerca, nel senso che l'affresco di Deruta può essere visto come la cellula primaria, così la chiamava Pietro Scarpellini, di una tipologia figurale che l'artista riprenderà anche nella Cappella Sistina e poi in seguito in tante altre rappresentazioni dell'Eterno Benedicente.